Storie del bosco antico. L'uomo. Quando tutto fu quasi a posto e il Signore ebbe sistemato molte cose che, per la fretta di finire in 6 giorni, gli erano un po' sfuggite di mano, il mondo cominciò ad andare avanti. Come un'immensa ruota di pietra, girava lentamente, macinando la vita al ritmo delle stagioni. Anno dopo anno, nel cielo, sulla terra e nel mare. Intanto, qualche animale che aveva dei problemi si rivolgeva al Signore per avere una mano e risolvere nel migliore dei modi la situazione. Ma di queste storie si dirà casomai in altro libro, perché sono interessanti, come quelle di certi uccelli che volavano e che oggi non hanno più ali ma penne, o certi uomini che non hanno più braccia ma ali. I giorni passavano veloci, gli anni un po' meno, ma tutto procedeva bene. Così regnava una calma sovrana e nell'aria una pace tranquilla come a mezzodì sui pascoli di montagna o sulle creste solitarie delle cime. Gli animali, gli uccelli e i pesci andavano d'accordo, non c'era il minimo screzio. Le acque erano buone e limpide, il mare pulito e trasparente, e come diceva il cuculo quando inventava qualcosa, tutto procedeva bene. I boschi crescevano immensi, fitti, e senza che nessuno li toccasse. Si curavano da soli, perché quando le piante erano troppe, qualcuna moriva in maniera spontanea, lasciando il posto alle altre. A questo punto si può dire che la terra era un regno felice. I temporali non facevano alcun danno alla natura, perché non si erano ancora arrabbiati con l'uomo, dal momento che non era stato creato. Un giorno l'angelo, cui era caduta dal cielo la briciola di pane del quale il Signore fece nascere lo scricciolo, disse al Creatore: Signore, c'è troppa pace sulla terra che hai creato, troppo silenzio, troppa tranquillità, acque pulite, sole e pioggia quando serve, mari limpidi, gli animali vanno d'accordo con gli uccelli. I pesci vanno d'accordo tra di loro, le stagioni si danno il cambio senza mugugni, le formiche e le api vivono aiutandosi a vicenda. E allora, rispose il Signore. L'angelo disse: Bisognerebbe fare qualcosa perché in questo regno non succede mai nulla. Tutto va così bene che rischiamo di annoiarci. Il Signore lo guardò incuriosito, come se si fosse appena svegliato da un pisolino. Rifletté un momento e poi disse all'angelo: Hai ragione, c'è troppo silenzio in effetti, e anche tanta pace. Tutti vanno d'accordo con tutti. Che cosa si può fare? Chiese l'angelo al Signore. Anzi, cosa intendi fare? Il Signore ebbe un lampo negli occhi e, come si fosse liberato da un pensiero fastidioso, schioccò le dita ed esclamò: Brutto quel diavolo che sta là sotto! Come ho fatto a non pensarci prima? Basta fare l'uomo! Facciamo l'uomo e siamo a posto! Che uomo? Domandò l'angelo. Un animale a due gambe, che si creda così intelligente da movimentare un poco questo mondo tanto pacifico. Così il Signore creò l'uomo e da allora non vi fu più pace sulla terra, né acque pulite, né mari limpidi, né boschi fitti, né temporali normali. Forse il Signore ha voluto tutto questo affinché l'uomo diventasse migliore. Ma l'uomo non è diventato migliore,
e mai lo diventerà. Continuerà a fare guerre, invenzioni esagerate e a procurare danni alla Terra finché questa, un po' alla volta, scomparirà.